Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenute sul canale, benvenute in questo video che si dedicherà fondamentalmente sulle palette dell'anno. Pensavo di aver comprato sinceramente più palette, anche palette che mi ricordavo derivassero da quest'anno, in realtà derivano dall'anno precedente, quindi in realtà ci sono poche palette, ma assolutamente delle buone palette, per cui iniziamo subito e non ci perdiamo tantissimo in chiacchiere. La prima palette su cui non mi perderò tantissimo in chiacchiere è questa, perché l'avete vista in milioni di salse. È stata la prima palette che ha aperto proprio il 2017 in bellezza, in peschezza, diciamo, in allegria, in colori appunto molto luminosi, e vi ho realizzato anche un getter di Whitme con una recensione che magari vi lascio qua sopra, quindi non mi voglio perdere tantissime in chiacchiere perché sono palette di cui ancora non vi ho parlato. Questa palette, come sapete, è una delle mie preferite, non solo per i colori che sono molto luminosi, soprattutto questa porzione qui, sono colori veramente veramente belli, che hanno quasi il solco, soprattutto questi colori luminosi mi piacciono tanto, anche questo nonostante abbia glitter può essere utilizzato tranquillamente come colore di transizione, ma non solo, si possono realizzare quindi look abbastanza semplici, abbastanza passepartout da tutti i giorni, ma anche dei look abbastanza importanti, sicuramente degli smokey eyes, anche se per esempio i due verdi non li ho utilizzati perché non mi ispirano tantissimo, i viola invece li utilizzerei tanto, anche se questo è una base prettamente nera, però nonostante questa è una palette che mi piace per colori, è una palette che trovo spettacolare comunque da trucco sposa, classico trucco sposa, anche se il packaging sicuramente non è il surplus del professionale, anzi direi quasi per niente, però nonostante questo, a parte i colori, ha una texture bellissima, è una palette che a me piace tanto, soprattutto perché è molto sottile, sfumabile, una palette luminosa, i colori matte sono morbidissimi, si sfumano proprio in un attimo, non è una texture pesante, quindi la potete utilizzare anche su pelli un po' più mature. A me sapete che gli ombretti Too Faced piacciono decisamente tanto e ne sono follemente innamorata, per me questa è la palette primaverile per eccellenza. Passiamo poi a una paletta, anche di questa vi ho fatto già vedere un getter di With Me, ed è questa di Kat Von D, la Sentence Inner, che è in edizione limitata e che, se non erro, sul sito di Sephora potreste ancora trovarla. È una paletta che già appena vedete così è veramente bella, è una paletta da collezione sicuramente, e a primo impatto è una paletta che può spaventare, perché una volta aperta, magari vi tolgo lo specchio perché potrete vedere tutto, ha dei colori che richiamano la vetrata del Duomo di Milano, è vero, e quindi i colori sono un po' sparpagliati qua e là, per cui a primo impatto vi rimane il dubbio in cosa faccio con questa palette, cosa faccio con tutti questi colori. È una palette che poi andando a utilizzare ho capito che a me piace veramente tanto, è una palette che ho utilizzato più delle altre, o comunque al pari per esempio della Yuda Mogu Obsession, perché coniuga diverse tipologie di ombretti, cioè possiamo andare dagli ombretti matte come il marroncino, comunque il panna, il nero, che sono fondamentali per ogni palette, ma dei colori anche più accesi. Non tutti i colori mi piacciono allo stesso modo, questo lo devo sottolineare, perché per esempio se questo fango con i glitterini verdi, che comunque si disperdono se non settati con un primer in glitter, comunque si notano veramente poco, e anche questo verde acido sinceramente, se non utilizzato con una base, il suo stesso colore, non rende tantissimo in bellezza, però nonostante questi due colori, gli altri sinceramente mi piacciono veramente veramente tanto, a partire da questo rosso, questo oro io non l'ho visto da nessuna parte, un oro così luminoso e non troppo giallo, che è riuscito a coniugare anche con gli altri look. Infatti avete visto il getter di With Me in cui ho abbinato il viola e l'oro, ma ho abbinato anche il blu e l'oro. Il verde un pochettino si perde nel corso della giornata, questo lo devo dire, però se l'andate a fissare con un po' di Fix Plus o comunque andare a bagnare il pennello, rimane tranquillamente tutto il giorno. Anche questo grigio, che io non utilizzavo grigi da secoli e secoli e secoli, è spettacolare, luminoso e anche glitter, quindi il top del top. Sono dei colori belli, portabili, vi consentono di fare look un po' più strani, un po' più strani, un po' più particolari, ma anche look a tutti i giorni, perché basta un marrone scuro o anche questo per far sì che potete utilizzare tranquillamente un look sobrio, è un look molto 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 elegante, quindi è una palette molto versatile, nonostante a primo impatto sembri un caos, sia caotica nei suoi colori,
è una palette che veramente ho sfruttato tantissimo e comunque molto spesso la vado a riprendere perché l'amo tantissimo. Anche la texture e la pigmentazione è perfetta perché i colori matte sono veramente veramente belli, soprattutto molto setosi e molto sfumabili, e anche i colori luminosi rimangono tranquillamente tutto il giorno, per cui è una palette che io amo, stramo, e se riuscite a trovarla vi consiglio veramente di prenderla. Costa un po', perché costa 59,90€ e purtroppo Catt può essere scontabile solamente col 10% di sconto, per cui nonostante il prezzo comunque per me ne vale assolutamente la pena. Veniamo poi a un'altra palette di cui vi ho fatto anche un Get Ready With Me, che ho visto e vi è piaciuto abbastanza, ed è questa palette. Ed è questa palette, la Mauve Obsession, una palette mini. Costa semplicemente 29,90€, io non sto aspettando altro che le altre due palette arrivino da Sephora, perché mi incuriosisce tantissimo, voglio vedere dal vivo la palette dei colori caldi, perché sinceramente con questa palette è stata veramente la rivelazione della rivelazione. Potete infatti vedere in che condizioni siano gli ombretti, sono scavatini, ed è strano per me che posseggo 5 miliardi di palette che degli ombretti siano in queste condizioni. L'ho utilizzata tantissimo, l'ho utilizzata veramente veramente tanto, e i colori matte a me fanno proprio battere il cuore, perché sono i classici ombretti pigmentati, sfumabili, non fanno fallout, è come se il pigmento rimanesse adeso proprio sulla palpebra e si sfumasse, come se ci fosse un effetto quasi metallico che permette appunto al pigmento di rimanere adeso e non cadere sulle guance, nonostante inizialmente vi ho fatto vedere per esempio che sembrano polverosi, ma in realtà non lo sono, sono totalmente burrosi, si stendono benissimo, sono confortevoli, cioè si stendono proprio in un attimo. I colori luminosi sono molto simili a quelli di Huda Beauty, quindi con una texture molto molto luminosa, una palette che ho dovuto nascondere a me stessa, quindi questa si chiama proprio un auto nascondimento, perché altrimenti l'avrei bucata proprio così tranquillamente. Anche il color panna, che può essere un banale color panna, sinceramente mi piace più degli altri color panna e delle altre palette, perché è scrivente, però allo stesso tempo ha questa texture molto burrosa che è amore, assolutamente con questa palette è amore. Infatti quando mi chiedete che cosa preferisco tra questa e questa, io vi rispondo sempre questa, non che questa, la Desert Dusk, sia meno valida, perché assolutamente non c'è niente da dire, anche questa è una palette buona con i suoi piccoli difettucci, anche in questo caso c'è, però questa palette sinceramente mi è piaciuta proprio su tutti i fronti. E parliamo di lei, la Desert Dusk. La Desert Dusk è la palette che più mi ha fatto venire il dubbio se acquistarlo o meno. Io non ho la Rose Gold più che altro perché può essere la palette migliore al mondo, con la migliore texture del mondo, e questo io lo riconosco, ma i colori li ho già in 8 miliardi di declinazioni diverse, per cui non l'ho acquistata semplicemente per quel motivo, non perché io odio Huda Beauty oppure per qualsiasi altra cosa, perché comprare una palette che ha gli stessi colori che ho in altre 800 miliardi di tonalità, nonostante la texture sia sicuramente indiscutibile, mi sembrava un pochettino uno spreco, anche perché comunque non costa poco. E quindi ho deciso di prendere questa, approfittando dello sconto di Sephora del 25%, quindi pagandola sicuramente meno rispetto al prezzo originale. La Desert Dusk è una palette che adesso vedrete totalmente devastata, è una palette che ho sfruttato veramente tanto, sto sfruttando tanto. All'inizio pensavo fosse limitata semplicemente a un trucco caldo, cioè se io prendo questa palette è perché voglio fare un trucco caldo, e quindi un make up che sia aranciato, che sia rossastro, che abbia anche un marrone caldo. In effetti se io questa palette non la accoppio ad un'altra palette, quello che mi viene fuori è sempre un trucchino caldo. Devo dire che questa palette ha una texture diversa rispetto a quella della Mauve Obsession, perché la Mauve Obsession ha la texture, tutti gli ombretti sono caratterizzati da una texture molto burrosa, invece questi sono diversi tra di loro. Per esempio il color burro, che poi in realtà non è un burro perché è un po' più scuro e quindi non è proprio un illuminante, ma va a rendere la palpebra uniforme, ma non va a illuminarla assolutamente, sia il color burro che questo, che vedete devastato perché mi era arrivato
leggermente scheggiato. Da quel momento in poi praticamente si è autodevastato. Questo, per esempio, sono molto polverosi, sono abbastanza polverosi, mentre musk o comunque amber o anche l'arancio e il rosso sono meno polverosi e un po' più secchi. La texture più secca in assoluta è quella di Amethyst, che infatti ha fatto dei piccoli pallini. Nonostante questo, trovo che questo colore non sia il colore più pigmentato, ma sappiamo che il viola è proprio complicato da andare a formulare. Però d'altro canto io riesco tranquillamente a utilizzarlo sulla palpebra stratificandolo magari in due volte, quindi direttamente così a primo impatto non scrive a bomba, ma stratificandolo due volte riesco tranquillamente a utilizzarlo. Infatti l'ho spesso accoppiato con questo come il classico look di Huda Beauty che hanno fatto essenzialmente tutti, ma l'ho utilizzato anche per la sfumatura, devo dire che comunque scrive. Però devo dire che la texture di questa è abbastanza secca. Il colore preferito, lo sapete, è Cosmo. Cosmo sono glitter pressati, ciò significa che io non li utilizzo direttamente su un primer, ma ho dovuto utilizzare una colla per glitter perché altrimenti questo cadrebbe dappertutto. Sono glitter molto sottili, molto luminosi e veramente sono eccezionali, perché io dei glitter così belli finora non li ho mai avuti. Ma sono anche eccezionali questi foiled, che rendono molto di più come top coat, quindi con l'utilizzo di una base. Per esempio, ho utilizzato ultimamente Celestial in un make up che avete visto su Instagram, su una base nera. È assolutamente strepitoso, cioè niente da dire, ma anche dei colori come cashmere sono belli, retrograde, quindi con questa palette bisogna un pochettino giocarci. È una palette comunque accessoria, cioè secondo me se avete bisogno di una sola palette, questa non fa molto al caso vostro, perché escludendo praticamente i look molto caldi non potete fare un granché. L'unica cosa che forse io ho fatto utilizzando solo questa palette e non utilizzando altre palette è fare un halo makeup con il marrone un po' più scuro e poi cashmere, se non erro, oppure ho usato Nefertiti, non mi ricordo benissimo, al centro di palpebra. Quindi quello, diciamo, è stato il surplus del colore non troppo caldo, anche se del resto le sfumature sono quelle, cioè l'unico colore forse un po' più freddo ma proprio pochino è musk, però per il resto non è che si possono ricreare look diversi o talmente differenziati tra di loro. Nonostante questo è una palette che mi sta piacendo, mi piace tanto, vale quello che costa. Gli ombretti, nonostante alcuni siano un po' più secchi, dovete fare un po' più di attenzione all'andarli a sfumare, o meglio magari andarli più a stratificare rispetto a una Mauve Obsession per esempio. Sono degli ombretti che poi tranquillamente durano tutto il giorno. È una palette quindi che ho dovuto studiare un po' più approfonditamente rispetto alle altre, però che nonostante questo mi è piaciuta abbastanza. Andiamo poi alla Mini Masquerade Palette, una palette che ho acquistato, vi ho detto, da Beauty Bay a Black Friday, quindi intorno ai 20 euro, ma a prezzo pieno credo costi intorno ai 30-32. È una palette che viene definita mini perché c'è anche la versione più grande e sicuramente sarà un patacone immenso. Io vi consiglio sempre di prendere le forme mini perché comunque le cialde sono veramente grandi. È una palette che vi ho fatto vedere anche nell'ultimo video haul, ma che ho sfruttato abbastanza, anche se gli unici due colori che non ho sfruttato sono questi, perché sinceramente forse sono un po' troppo, e sinceramente non sono colori che fanno parte del mio stash cosmetico, anche se oggi mi vedete con un look un po' più particolare rispetto al solito, rispetto al darkettone. Sono ombretti che sinceramente mi piacciono tanto. Ci sono due texture diverse, ovvero quelli metallici e quelli matte, che si differenziano essenzialmente in texture, perché quelli metallici sono molto scriventi già a prima passata, sono molto luminosi, sono veramente, magari se sguocciavo il dito giusto, sono veramente belli. Il colore mio preferito, come sapete, è il viola, perché trovare un viola che sia scrivente è già prima passata, sinceramente, è la cosa più difficile da avere. Magari l'avessero fatto anche matte, mi avrebbe reso la donna più felice al mondo. È comunque anche questo che rimane un po' più nella sobrietà, è veramente bello, perché è un rame con un sottotono borgognesco, quindi, e soprattutto sugli occhi castani, ma sugli occhi verdi, comunque la morte sua. L'unica cosa che vi devo dire di questi colori un po' più pazzi è che ho provato a fare un halo makeup sia con il viola e con questo rosa qui, andandola a sfumare con questo, e questo rosa macchia un po' la palpebra. Mi sono ritrovata il giorno dopo
con la palpebra leggermente rosetta. Per me non è un problema perché ovviamente poi il giorno dopo mi sono truccata, quindi non si vedeva nulla, però è un problema comunque che accomuna la maggior parte dei pigmenti rosa o comunque viola. Anche quelli di Urban Decay a me macchiano la palpebra, soprattutto il viola e Gilded, che è sempre un colore su questa scia andante. Questo colore me lo aspettavo un po' più orchidea, un po' più intenso, in realtà poi andando a sfumare è un po' più un rosellino. Vi dicevo che i matte hanno una consistenza diversa rispetto agli shimmer, perché rispetto per esempio a uno shimmer che è molto metallico e molto luminoso, il matte se io lo vado a prelevare col dito sembra quasi poco scrivente, e se lo vado ad applicare direttamente sulle mani per farvi vedere uno swatch sembra altrettanto meno scrivente e devo praticamente andare a stratificarlo un po' di più. In realtà sull'occhio tutto questo non succede. Ovviamente non sono pigmentatissimi, estremamente pigmentati, però soprattutto per le sfumature sono veramente veramente ottimi, quindi mi sono trovata veramente bene anche con questa palette, che avevo una fama sicuramente mondiale, sicuramente molto molto ampia, e volevo assolutamente provare. È una palette che sinceramente vi consiglierei tranquillamente proprio ad occhi chiusi, anche perché coniuga sia i colori un po' più luminosi, un po' più vibranti, molto particolari, sicuramente non da tutti i giorni, per tutte le persone, ma anche dei colori sempre sulla scia calda, perché sapete che ormai la fissa del momento è la scia calda e io credo che non ci abbandonerà mai. Però nonostante questo, anche con questo si riescono a fare dei look molto 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 carini. L'ultima palette che vi mostro deriva da una collaborazione ed è questa di Technique, si chiama la Pro Finish Raspberry Edition. È una palette che contiene 16 tonalità e sapete che già se mi seguite su Instagram soprattutto quanto ho utilizzato questa palette per cercare di capire se mi piacesse o meno. È una palette che così, vista così a primo impatto, è una palette che a me piace tanto perché contiene la maggior parte di colori caldi ma tendenti più al rosso o al rosa, che anche questo è un grandissimo trend di stagione, come questo, questo, che sono abbastanza belli. Devo dire che questi colori matte mi sono piaciuti, altri colori invece un po' meno, quindi è una palette che sinceramente mi ha lasciato un po' di dubbi, soprattutto perché alcuni colori, soprattutto metallici come questo, è molto molto brillante, è bello e soprattutto regge tutto il giorno. Anche questo comunque l'ho provato, l'avete visto su Instagram, è veramente bello per fare lo smokey eyes. Il problema di questi ombretti è che quando voi andate a sfumarli un pochettino si perdono, quindi dovete andare a sfumare, un po' riapplicarli su, andare a risfumare nuovamente per non creare lo stacco, e sapete quanto amo io le transizioni, e quindi sono degli ombretti che vanno lavorati, cioè per fungere bene vanno utilizzati con una bella base e comunque vanno lavorati, perché altrimenti diciamo rimangono quasi in superficie, non rimangono adesi e tendono a perdersi durante il corso del giorno. Non tutti gli ombretti sono della stessa qualità, perché per esempio sapete che a me il nero non piace per niente, perché è un nero troppo scialbo, troppo poco pigmentato. Quindi sinceramente no. Ci sono altri colori come questo color carne che non possono essere utilizzati nelle transizioni. Vedo che in queste palette comunque manca un color burro e manca un marroncino un po' più scuro, nonostante ci sia questo color fango che comunque per le transizioni non è per niente male. Quindi è una palette che sinceramente rimane un nì, o meglio, per me che ho provato tante palette sia low cost che COS, è una palette che sinceramente so che utilizzerò solamente in alcuni casi, non è una palette proprio che andrei a riprendere tutti i giorni, perché uno, la devo lavorare abbastanza, quindi se devo creare un look molto veloce, questa non è proprio la palette adatta, non è proprio la palette dei miei sogni così come è composta, perché io al posto di tutti questi colori, tutti chiari e comunque molto simili tra di loro, che si vanno ad appiattire totalmente sull'occhio perché poi sono tutti simili tra di loro, avrei utilizzato altri colori e l'avrei formulata in maniera differente. So che questa palette vi aveva incuriosito, vi era piaciuta, alcuni di voi mi hanno chiesto se ne valeva la pena o meno, però sinceramente se avete altre palette questa ve la potete anche risparmiare, proprio ho detto con tutto il cuore, nonostante sia una palette che mi è stata inviata dall'azienda. Magari può essere
una palette da regalare a chi non si trucca tantissimo, a chi va a utilizzare semplicemente un marroncino sulla piega molto chiara, un ombretto luminoso. Ma noi appassionate di make-up, ma noi ossessionate del make-up, sinceramente, abbiamo sicuramente di meglio. Quindi, nonostante non sia un flop, perché comunque molti ombretti possono essere utilizzati tranquillamente, devo dire che è una palette che non mi ha fatto battere il cuore. Dopo avervi fatto vedere tutte le palette del 2017, che non sono tantissime, ma ritengo che siano abbastanza costosette, spero che questo video vi sia stato utile, spero che qualche confronto, qualche comparazione vi sia stato utile anche nel andarvi a indirizzare verso nuovi acquisti, e quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, sempre se vi va, e ci vediamo alla prossima. Ciao!